Ciao a tutti e benvenuti su Cosmo Channel. È da tempo che desidero costruirmi un drone per FPV ed ora è arrivato il momento di farlo. In questo primo video vi mostrerò tutti i componenti con un ottimo rapporto qualità-prezzo necessari per la costruzione di un drone per principianti. Vi lascerò tutti i link dei prodotti nella descrizione del video. Partiamo subito dal frame. Si tratta del Martian da 215 mm in edizione speciale, completamente in fibra di carbonio. È un frame molto resistente dal basso costo. Nella confezione troviamo tutto il necessario per il montaggio, come le piastre per la telecamera, la piastra superiore, quella inferiore, una piastra di rinforzo, i quattro bracci, dei gommini di spugna, tutta la ferramenta necessaria per il montaggio ed una limetta per smussare gli spigoli se necessario. Lo spessore della piastra superiore è di 1,5 mm, mentre la piastra inferiore è da 2 mm. La piastra di rinforzo è da 1,5 mm. Lo spessore del braccio è di 4 mm. Il tutto con un peso di soli 136 grammi. Ora parliamo del cuore pulsante del drone, il flight controller. Ho scelto un flight controller veramente al top, si tratta del Mamba F722S. In questo flight controller è compresa anche la scheda dei 4 ESC. All'interno troviamo una piastrina con lo schema dei collegamenti, il flight controller con la scheda degli ESC, dei gommini per smorzare le vibrazioni, un cavetto di riserva per collegare gli ESC al flight controller, un condensatore per eliminare i disturbi ed un connettore XT60. Questa scheda comprende anche un modulo Bluetooth integrato. Possiamo collegare la nostra FC al nostro smartphone e modificare dei parametri senza usare il computer. I motori che ho scelto sono gli Emax Eco serie 2306 da 2400 kW, utilizzabili con batterie da 3 a 4S. Sono motori veramente ottimi in rapporto al loro costo. Nella confezione troviamo degli adesivi, le viti di fissaggio e il dado per le eliche e naturalmente il motore. Questi motori hanno i cavi lunghi adatti all'utilizzo degli ESC 4 in 1. Consiglio di prenderne uno di scorta, non si sa mai. Il radiocontroller è un FR Sky XM Plus Micro da 16 canali S-Bus Full Range, la migliore per qualità-prezzo. La telecamera è un HDX modello Turbo Micro F2 con lente da 2.1 mm. Ha un costo veramente basso, ma la qualità video è eccellente. Si può acquistare di colore nero, verde, giallo e rosa. Nella confezione troviamo una staffa in alluminio, un piccolo telecomando che va collegato alla telecamera per cambiare alcuni parametri, dei cavi di collegamento, una chiave esagonale e tutti i viti di fissaggio. Troviamo anche una schedina con il link per scaricare le istruzioni. La VTX è una Rush Tank con smart audio che arriva fino a 800 mW. Secondo me è una delle migliori VTX in circolazione. All'interno della confezione troviamo il cavetto per l'antenna, che noi andremo a sostituire in quanto è troppo corto.
e il cavetto di collegamento per l'alimentazione e il segnale video. Naturalmente, per una VTX serve un'antenna. Queste sono le Amway omnidirezionali con connettore SMA. Nella confezione ne troviamo due. Per questo drone ho deciso di montare un modulo GPS. Si tratta del famoso Beitan Dual BN220. È un accessorio che potete anche evitare di installare, ma per 10 euro averlo è una salvezza in qualche caso. Sulle batterie lipo consiglio di non risparmiare. Io ho scelto le Ovonic da 1300 mAh 4S con una scarica di 100C. Consiglio di prenderne almeno due. Naturalmente non può mancare il caricabatterie. Questo è il toolkit RCM6, un nuovissimo mini caricalipo con moltissime funzioni, in tutto ad un costo veramente basso. Per iniziare a pilotare droni FPV consiglio di non spendere molto sulle eliche, perché succederà spesso di potare alberi o peggio ancora finire sul cemento. Meglio acquistarne molte per avere un ricambio frequente. Io consiglio le RaceStar V2 5048. Per proteggere i motori consiglio vivamente di montare queste cover in plastica, costano meno di 3 euro ma se volete le potete stampare in 3D. Per fissare la batteria sopra il nostro drone abbiamo bisogno di queste strap. Queste sono molto economiche, io le sconsiglio perché non sono molto resistenti. Io avevo queste, quindi le userò, ma ho già acquistato le strap molto più resistenti. Metterò il link in descrizione. Per evitare che la batteria slitti sul frame, bisogna incollare uno o due di questi pad in silicone antiscivolo. Vi consiglio di acquistare questi set di viti e spessori di scorta, anche perché costano veramente poco. Servirà un connettore per collegare la batteria al drone. Io ho acquistato un connettore con già saldato i fili in silicone. Questo è tutto il necessario per costruire un drone per FPV. Ora però mancano due accessori necessari per il suo utilizzo. Questi sono la radio e gli occhiali. Io come radio utilizzo una Taranis QX7, è una radio economica ma non teme il confronto con radio di fascia alta. Inoltre tramite un cavetto può essere collegato a un PC per allenarsi nei simulatori di droni. Gli occhiali che ho scelto sono gli Aikine EV800D, famosissimi per la loro qualità nonostante il prezzo molto basso. Nel prossimo video vi mostrerò come assemblare tutto questo materiale e come configurarlo. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un like.